Workshop Rufa sono iniziati all'insegna dell'arte contemporanea. Il Biennale di Venezia ha aperto la strada e artisti, designer, intellettuali hanno accompagnato i ragazzi in tanti momenti per loro importanti di crescita e di formazione. L'esperienza è continuata in Rufa, nei laboratori. Il tema del passato ha consentito di scavare negli archivi fotografici, la glitch art di esplorare i nuovi linguaggi, il racconto metropolitano di considerare un paesaggio a molti noto che diventa racconto e libro fotografico. Il workshop di Michele Palazzi su storytelling secondo me è stato molto interessante. Ci ha aiutato a cambiare il punto di vista e a vedere le cose in un altro modo. Le fanzine sono dei libretti scomodi, politicamente scorretti e divertenti e quindi quale migliore strumento per i ragazzi per fare progetto e comunicazione. Avere a che fare comunque con un artista come Aro Varse, che ci ha fatto appunto conoscere le fanzine sudamericane, che ovviamente sono molto molto difficili da trovare qui in Italia. Nel workshop de fanzines, cada uno de los estudiantes hizo su propio fanzine y por lo tanto le dio voz a su propia historia. Entonces pueden encontrar en cada una de sus publicaciones una historia que habla acerca no solo de lo que sucedió en el Roof Space, sino además lo que ellos viven en el día a día. L'utilizzo di materiali compositi e innovativi è un ulteriore strumento di ricerca sia per il designer che per l'artista. Il rapporto tra interno e esterno in un'architettura di percorso viene approfondito nel corso di Landscape Design, che considera il giardino contemporaneo come uno degli spazi importanti per l'architettura.